Il concetto di karma e dharma ha origini antichissime. Esso ha radice in alcune religioni molto antiche come il buddismo, l'induismo, il sikhismo e il jainismo. Il karma viene spesso considerato il risultato del nostro codice di condotta morale e spirituale. Esempio, rispettando il prossimo, la nostra cortesia ci verrà restituita in diverse forme e con diversi effetti positivi sulla nostra vita. Il concetto del karma e del dharma vengono spesso associati a questo meccanismo, ossia il bene che facciamo e ci ritorna così anche il male. Il concetto di karma nella cultura occidentale è come un vendicatore invisibile, punisce i cattivi, soddisfacendo il nostro desiderio di giustizia. Cosa sono il karma e il dharma? Come si relazionano tra loro? C'è un modo semplice. Possiamo immaginare il karma come il punto in cui ci troviamo, la somma delle nostre intenzioni e la conseguenza delle nostre azioni passate. Il dharma, invece, è dove vogliamo arrivare, il nostro destino, il percorso che nel nostro cuore sappiamo essere giusto e in armonia con l'universo. Quando ci troviamo in situazioni problematiche, è più facile renderci conto del disequilibrio tra i due principi, karma e dharma, poiché tali situazioni sono generate da azioni che nascono da uno stato di negatività e che portano conseguenze indesiderate nella nostra vita. Agendo con integrità e seguendo la via del dharma, evitiamo di generare problematiche. Quando agiamo con avidità, egoismo e rancore, è più probabile creare delle situazioni con le quali dovremmo avere ripetutamente a che fare fino alla loro risoluzione. Quando agiamo con umiltà, devozione e compassione, abbiamo modi di risolvere le situazioni irrisolte che ci trasciniamo con fatica nella nostra vita. Ciò che ci avvicina a uno stato di serenità e realizzazione che ci aiuta a vivere meglio con noi stessi e con gli altri. Elaborando il nostro passato e concentrarci sul nostro presente, abbiamo il potere di cambiare le cose e possiamo individuare il percorso del nostro dharma, facendo ciò che è giusto alla nostra realizzazione individuale e spirituale. L'importante è ripulire il karma per risolvere e ripulire il nostro subconscio dai nostri pensieri negativi. L'ipnosi è un ottimo e valido aiuto, ci aiuta a prendere le redini del nostro destino, rimuovendo ogni ostacolo sul nostro cammino. Con l'ipnosi possiamo ritrovare noi stessi e procedere con coraggio sulla strada del nostro dharma. Se avete bisogno di aiuto, spero di esservi stata utile, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Il karma, la vita passata, il dharma, il qui e ora. Un bacio a tutte e al prossimo video.